importante per l'Aula dei Fedeli chi l'ha commissionata. Perché innanzitutto si chiama così? Perché questa era l'aula pubblica. Se l'aula delle monache era solo riservata alle monache benedettine, qui potevano essere accolti i fedeli che appartenevano alle famiglie nobili milanesi. Ma tutto questo lo dobbiamo ai due committenti che hanno realizzato il ciclo pittorico, che hanno fatto sì che il ciclo pittorico venisse realizzato. Quindi sulla sinistra Alessandro Bentivoglio e sulla destra di che cosa? Della pala d'altare che campeggia al di sopra appunto dell'altare. Vi sono i due committenti, Alessandro Bentivoglio e sua moglie Ippolita Sforza, circondati da santi e sante che ne proteggono quello che è stato il ruolo umano e politico. Gli Sforza ormai avevano dovuto passare il testimone ai francesi in questo momento a Milano, ma ancora il loro ruolo culturale e sociale, nonché politico, era di primo piano. Ippolita Sforza, circondata da Santa Caterina d'Alessandria, la prima santa sulla destra, santa scolastica che ha le fattezze nel volto di sua figlia Alessandra, la primogenita, che era madre badessa all'interno del monastero benedettino di San Maurizio, e in ultimo Sant'Agnese, Ippolita, vi dicevo, inginocchiata, abbigliata secondo quello che era la moda dell'epoca, viene ritratta da Bernardino Luini, leggermente più giovane di quello che era la sua età all'epoca, era poco più che sessantenne. E Ippolita, inginocchiata a guardare verso quello che all'inizio doveva essere il tramezzo, si presentava in un modo differente, la pala d'altare campeggia qui dal 1578, quindi prima il tramezzo era una sorta di simbolo che doveva unire la famiglia Sforza con il monastero benedettino. È voltata a guardare appunto verso la parte interna del tramezzo, esattamente come il marito. Alessandro Bentivoglio, inginocchiato, vestito d'ermellino, circondato da Santo Stefano, da un santo la cui identificazione non è molto semplice, San Benedetto, probabilmente fondatore dell'ordine benedettino, o San Placido, e sicuramente invece San Giovanni Battista. Quindi queste due figure di committenti colti, pii religiosi, che hanno donato al monastero quelle che erano soprattutto le forze economiche e umane, essendo quattro delle loro figlie state monache all'interno del monastero, hanno voluto la creazione di tutto questo. Al di sotto delle lunette dei due committenti, di nuovo sante martiri, di nuovo Santa Apollonia e Santa Lucia a destra, mentre a sinistra Santa Cecilia, protettrice dei musicisti, accompagnata da Sant'Orsola, il cui coltello penetra nel petto in un modo estremamente evidente per volontà di Bernardino Luini. I volti delle sante, esattamente come quelli dell'aula delle monache, sono delicati, sono gentili, sono di un classicismo raffaellesco che è fondamentale in questo momento dell'opera di Bernardino Luini. E sempre di Bernardino Luini non si può non vedere il capolavoro all'interno di questa chiesa, la Cappella Besozzi.